Nell'ambito della mostra Abitare il paesaggio al Castello di Masnago, il 30 marzo si è tenuta la conferenza, in collaborazione tra AFI Ordine degli Architetti di Varese, volta ad indagare come la fotografia e l'architettura si fondano tracciando linee corrispondenti e come occasione per ripensare il paesaggio e gli spazi dell'esistenza. Quanta mostra in 8 comuni, con l'intento di promuovere la fotografia come mezzo di comunicazione sociale, come mezzo di indagine. Questo anche grazie all'intervento dei fotografi che espongono alla mostra. Sono Fabio Mantovani, fotografo, presento 100 case popolari qui al Castello di Masnago, al Festival Europeo della Fotografia 2019. Il mio è un lavoro su una stagione considerata eroica della fotografia italiana, in cui racconto 10 grandi progetti di edilizia popolare, dalla Rossolla Menara di Trieste fino allo Zen di Palermo. Questa stagione che nacque alla fine degli anni 50 a Matera, fino alla Corviale di Mario Fiorentino del 1982, una stagione in cui i grandi architetti dell'epoca si spendevano in questi progetti di edilizia popolare. Il mio lavoro riguarda fotografie di Taranto, sulle periferie di Taranto. Sono 4-5 zone in cui sono nato, in cui ho vissuto. Tristemente diciamo famose perché sono tutte intorno alla fabbrica ex Italsider, ora Ilva. La fabbrica a volte non si vede, ma si percepisce. Ho voluto cercare di dare un po' di dignità alla periferia, dove cercare un po' di bellezza lì dove spesso non ci aspettiamo di trovarla. Io ho cominciato a fotografare 62 anni fa e per tutti questi anni non ho mai trascurato la macchina fotografica che avevo sempre con me. Ho iniziato fotografando a Milano, in vecchia Milano, perché pensavo che venisse demolita, venisse cambiata, venisse ristrutturata e infatti le cose sono andate abbastanza così, nel senso che avevamo perso delle vie, delle trattorie, dei negozi che non ci sono più, e l'ho fatto per tramandare soprattutto ai posteri quello come era la Milano degli anni 60. È stato un lavoro metodico, fatto con molta passione e di cui adesso sono molto contento perché sono altri fotografi che hanno continuato la mia strada e quindi questo Milano viene continuamente, che si rinnova continuamente, viene anche continuamente fotografata e rimandata a chiudere dopo di noi. È stata anche l'occasione per premiare i partecipanti al concorso fotografico Memorial Franca Pontigia, noto fotografo varesino.